Allora, il tema di oggi sono i rossetti opachi. Sappiamo che Pupa ha lanciato una nuova collezione di rossetti completamente matte, chiamata Pupa Miss Velvet Matte. Ho avuto modo, grazie alle profumerie Sabbioni, di provare ben due tonalità di questi nuovi rossetti e ho scelto ovviamente due tra le tonalità più scure proposte, ossia il 401 Strawberry e il 403 Burgundy. Allora, sappiamo che il nuovo trend per l'autunno-inverno saranno sicuramente le labbra opache, quindi tutti i brand adesso si stanno sbizzarrendo nel lanciare le loro collezioni di rossetti matte e Pupa non ha tardato a lanciare la propria versione. I rossetti si presentano così. Adesso, critica numero 1. Cosa notate? Sicuramente l'uguaglianza tra i due packaging, che non si differenziano in assolutamente niente, neanche per i bollini presenti sul fondo del prodotto, che nonostante si tratti di due colori diversi, i bollini sono assolutamente identici. L'unica cosa per cui si differenziano è il numero scritto in un carattere minuscolo sul fondo e che non è neanche accompagnato dal nome stesso del rossetto, che però sappiamo esserci. Infatti il 401 corrisponde al colore Strawberry e il 403 corrisponde a Burgundy. Adesso non so perché Pupa non decida di finalmente differenziare i propri rossetti per almeno un numero o cambiare qualcosa del packaging, però vabbè, così è e quindi ci tocca accettarlo per il momento. Allora, vediamoli un attimo. Questo è il numero 401 Strawberry, che già dal nome capiamo trattarsi di un rosso con un forte accento fucsia, che diciamo può essere tranquillamente catalogato come rosso fragola. Adesso proverò a farveli vedere in un'angolazione molto scomoda, però ecco, questo qua è Strawberry, questo il colore è bellissimo, si stende meravigliosamente anche grazie all'applicatore, che è leggermente appuntito, aiuta una stesura precisa anche diciamo attorno ai bordi e sull'arco di Cupido. E non ho praticamente niente di negativo da dire su questo rossetto. La stesura è fantastica, non secca le labbra e non crea chiazze né niente. Il secondo colore invece è 403 Burgundy, che si presenta così. E come dice il nome, parliamo di un rosso cupo con una nota marrone al suo interno e che vedete accanto a Strawberry, logicamente. Lì, qui. Burgundy, al contrario dell'altro colore, mi ha creato qualche difficoltà in più durante l'applicazione. È quello che vedete steso adesso sulle mie labbra e per quanto il colore sia bellissimo, devo dire che stenderlo è stato un po' più difficoltoso. Infatti, durante la stesura, man mano che ripassavo sul colore appena steso, venivano a crearsi alcune chiazze di colore, quindi è come se passando con il rossetto trascinasse via del colore e andava ovviamente ad aggrapparsi a certe imperfezioni, tipo non so, qualche pellicina. Però vabbè, c'è da dire anche che trovare un rossetto opaco molto scuro che non si comporti così è molto difficile. Faccio qualche appunto riguardo alla stesura. Allora, quello più chiaro, diciamo, non ha dato nessun problema. Si passa col rossetto e lascia un colore pieno e omogeneo. Quello più scuro, ecco, qualche problema nell'applicazione, perché sì, c'era qualche chiazza e anche dopo averlo steso con cura e tutto restava comunque un filo disomogeneo. C'è anche da dire che io non ho utilizzato matite combinate sotto i rossetti perché appunto volevo testarne il loro colore e la loro durata, insomma, da soli. Quindi consiglio probabilmente di indossare una matita sotto, però ecco, anche da soli non sono assolutamente male. Come durata, dura molto, qualche ora sicuramente. Solo sconsiglio di mangiare o di bere, perché ad esempio ieri mi sono semplicemente mangiato un gelato, quindi niente di oleoso o cosa, però tende a consumarsi, specialmente all'interno, lasciando il bordo più scuro e consumandosi, cioè svanendo un po' alla volta, schiarendosi verso il centro delle labbra. Effetto non particolarmente gradevole, però vabbè, diciamo che i rossetti, a meno che non siano ultra strong e a lunghissima durata, hanno questo difetto di consumarsi se vengono durante i pasti.
Vabbè, accetto la cosa. Cos'altro posso dire? Come sensazione sappiamo che i rossetti opachi magari risultano meno gradevoli da portare rispetto a quelli lucidi, però devo dire che questi qua non mi danno assolutamente fastidio. Sì, si sente una patina di colore sulle labbra, è inevitabile, però anche nel corso delle ore non si seccano le labbra, non tendono a seccarsi più di quanto non lo fossero prima dell'applicazione. Si sente che c'è un rossetto, però da lì a fine serata non cambia la sensazione, non diventa sgradevole. Insomma, Pupa trovo che abbia lanciato un altro prodotto della categoria rossetti, che comunque è la mia preferita in assoluto di questo brand. Infatti dei rossetti Haim, non so se avete visto sul mio blog, però gli ho già dedicato un'intera recensione e trovo che siano i rossetti migliori in assoluto che abbia mai provato. Ancora una volta ci ha deliziati Pupa con un prodotto molto valido che mi ha veramente piacevolmente stupito. Un'altra cosa che vorrei far notare è che c'è stata una discussione, diciamo, sulla mia pagina qualche giorno fa, quando avevo appunto postato la notizia di questi nuovi rossetti. Vedendo gli swatch fatti sul sito di Pupa, questi risultavano più chiari di quanto non siano in realtà. Il colore vedete che è bello scuro, bello intenso, non come è presente negli swatch video fatti sul sito. Quindi niente paura, se voi optate per le tonalità più scure otterrete anche dei colori scuri e intensi. E i colori si differenziano tra loro più di quanto non sembrasse in quel video, appunto. Quindi thumbs up per questa buona notizia. Niente, quindi queste sono le mie primissime impressioni. Vi rimando di nuovo al mio blog, che è www.likeacandyshop.com, per un articolo interamente dedicato a questi rossetti con maggiori informazioni anche tecniche e prezzi e varie, e in più vi parlerò anche della profumeria Sabbioni, che mi ha gentilmente omaggiata di questi rossetti, perché vi è anche una promozione in corso sul loro shop online che vi consiglio di andare a guardare, perché se avete intenzione di acquistare questi rossetti o altri prodotti Pupa avete modo di risparmiare qualcosina. Quindi niente, spero che il video ancora vi sia piaciuto e niente, per altre informazioni andate a dare un'occhiata al mio blog. Ciao!